oltre il Trapani, reduce dalla bruciante sconfitta contro il Carpi. Squadre che sono in questo momento posizionate al centro del campo, si scambiano i rituali gagliardetti di rito. Saluto anche con l'arbitro di questa partita, che sarà il signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta, coadiuvato da Cristian De Franco di Udine e Alessio Tolfo di Pordenone. Le formazioni ormai sono ufficiali: Feralpi Salò che si schiererà, quindi un'ora scarsa prima dell'inizio di questa partita, ed è iniziata proprio in questo momento la partita, con il lancio lungo da parte del Trapani a cercare subito buon avvio di gara da parte del numero 2, poi spreca malamente con un tocco ingenuo in mezzo al campo. Finocchio non riesce a superare la concorrenza, attenzione perché il Trapani si porta in area di rigore, attenzione, palla davvero buona, l'uscita di Gallinetta che frena in mediana per Caccetta, lancia lungo il numero 2 Francesco Lobue, viene ottima la palla, attenzione ancora, il cross in mezzo, Gallinetta ci mette una pezza in uscita da parte del numero 9 Abate, ma per fortuna Gallinetta ci ha messo una pezza. Ora Finocchio, palla dentro in area, la finta, il tiro e la ribattuta, ma era tutto irregolare. Col pallone ora Andrea Bracaletti, sovrapposizione di Tantardini, lo vede, lo serve, Tantardini guadagna il fondo, il cross ancora Bracaletti, la finta, il tiro e la buonissima azione da parte del Granate, dunque facile la palla, il recupero da parte dell'attenzione, ancora una volta il tocco in area di rigore, era buona l'occasione con un'azione, movimento di Leonarduzzi, palla all'interno, stacca di testa il numero 6 Malgrati, mancano in due, palla che viene allontanata, buono questo appoggio ancora Mancosu che può puntare la difesa, palla dentro, ancora una volta manca il tocco, ma pasticciano con il tiro a giro da parte di Giovanni Abate, pasticcia sul pallone ancora Castagnetti e Finocchio, tocco veloce con il tiro da parte di Milani, cerca il numero 9 Abate, 1-2 con Mancusu, tocco abbastanza, attenzione, c'è uno scontro di gioco e calcio di rigore, è ammonito, calcio di rigore sul pallone Giuseppe Madonia, fischio dell'arbitro, il tiro, rete, in vantaggio il Trapani, Madonia, esultano gli oltre 70 tifosi provenienti, occasione quella di Finocchio, che si è inserito ancora Finocchio, protegge palla, cerca di districarsi dall'attacco dei due difensori, il tocco all'indietro, allontana Castagnetti, prova la bomba, grandissima la conclusione di Castagnetti, che già le mani ancora del Trapani, il cross, no, ci ripensa il numero 8 Cristian Caccetta, guadagna il fondo, il pallone in mezzo, lo stacco di testa, bella l'azione, pericolosamente in mediana, ora Bracaletti un po' fuori dal gioco in questo inizio di partita, in questo primo tempo, solo una sola azione per lui che è uno dei uomini più pericolosi, ora Finocchio prova l'1-2, ancora Finocchio, eccolo qui Bracaletti, entra in area, viene bloccato, prova il lancio, Montella anticipato, Miracoli controlla il pallone, serve Bracaletti, siamo intorno alla limitata, prova la conclusione, un diagonale che rimbalza davanti al portiere, sulla fascia di destra, ora va a chiuderlo Giovanni Abate, il cross di Finocchio, palla per Leonarduzzi, il colpo di testa schiacciato, palla che va, che era una buona occasione, non si era capito sinceramente di chi era la palla, ma seguiamo questa azione, poi ritorneremo sul racconto con il inserimento in area di rigore, grandissima l'azione da parte di Madonia che supera, fa con il numero 7 Simone Basso che batte velocemente un calcio di punizione che non si capiva se era segnato, la Feralpi Salò, così pareva inizialmente, la palla viene giocata in attacco per il numero 9 Giovanni Abate che sbaglia il controllo, ora siamo al limite dell'area di rigore con la palla per Finocchio, il tiro, grandissima la parata ancora una volta letteralmente dal 7 con il corner, colpo di testa da parte di Luca Miracoli, rispetto all'inizio di gara dove forse la palla
girava male e soprattutto i contrasti erano un po' più morbidi. Ora si fa largo, ancora Simone Basso. Simone Basso, numero in area, il tiro, Gallinetta. Sfila, grande azione questa volta di Simone Basso. Ora Montella, si è accesa la partita. Montella viene attaccato dal numero 5 D'Aiello, lo salta Rizzi, saltato, Montella, area di rigore, Montella, il tocco, il tiro e la palla va fuori. Spinelli, ancora il ripiegamento, questa volta di Docente con l'azione che può ripartire, siamo nel cerchio di centrocampo, parte l'azione con nessuno che guadagna campo, attenzione, Docente in area di rigore, Docente, il tiro, gol e il raddoppio. Ha segnato Docente, azione di break. Caputo cerca e trova Montella. Montella stoppa di petto, controlla la palla, si appoggia all'indietro ancora per Milani. Milani per Bracaletti. Bracaletti si accentra verso il cuore dell'area di rigore. Montella si libera di un avversario. Vediamo Montella, area di rigore. Palla nel mezzo, ancora una volta. Emanuele Nordi dice no e mette in angolo. La Feralpi solo dei corner, ma per il resto quello che conta è il 2-0 del Trapani Calcio, in palla in mezzo, questa volta esce male e c'è il gol, e c'è il gol di Ventoglio, e c'è il gol di Ventoglio, uscita male, uscita davvero brutta quella di Emanuele Nordi, che ha sfiorato proprio il difensore Omar Leonarduzzi, uno che ha nel colpo di testa la sua arma migliore. Palla in area, palla che arriva lunga, il colpo di testa non c'è questa volta per il Trapani e il gol della 2-1 momentaneo da parte di Bentoglio. Leonarduzzi vince contratto, palla per Bracaletti, il tiro di Bracaletti e la... Cortellini che guadagna un fallo laterale, palla ancora per Milani. Milani che muove il pallone in direzione di Castagnetti, salta un uomo, Castagnetti, la conclusione, grande parata ancora una volta di Emanuele Nordi. Ecco Finocchio, può recuperare in questo modo la formazione, attenzione, palla per Bracaletti, colpo di testa, il colpo di testa di Ventoglio e la parata. Basso che se ne va, avvicina Romeo, Basso taglia verso il centro, palla per Romeo, Romeo si porta in aria, il tiro, Gallinetta, bravo Romeo e bravo Gallinetta. Signor Romeo, Leonarduzzi che non aggancia, Gallinetta, serve Leonarduzzi, si prova ad andare lungo verso l'attacco, niente da fare perché c'è il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria da parte del Trapani in trasferta sul campo della Feralpi Salò. Vince il Trapani 2-1.